È finito il rum. Ma so come compensare. Oggi muoio. Sono le 4:11. Avevo iniziato alle 20 praticamente. E sono ancora qui, sono attaccato. Quindi immaginate quanto sia seria la trama di questo gioco da tenermi appiccicato in questo modo. Ah, dicembre 28, sto morendo di sonno, però oggi avremo 9 minuti per discutere con qualcuno della nostra tattica, in quanto, beh, la cartella principale del caso di L6 ci è stata ciulata. Abbiamo perso la lettera minatore, ma non è neanche minatore, la lettera, diciamo, di istruzioni per l'efferato omicidio di Thomas Jefferson, no, come si chiamava, Edmond Robertson, per Robert Edmond, e quindi adesso dovremo cavarcela perché... mi sembra di aver capito che il signorino Von Karmaya vuole. La lingua non mi funziona. Vuole incastrare anche Edgeworth per l'omicidio di suo padre, che ha commesso, apparentemente commesso, all'età di 9 anni, lanciando la pistola per aiutare il padre. Ergastolo. Io gli darei l'ergastolo per aver provato ad aiutare suo padre durante una. Ma come osa? Che roba. E non so neanche come regga in tribunale questa roba. Però va bene. Ok, questo è il giorno del giudizio. Oggi le cose finalmente verranno sistemate una volta per tutte. Ah, cosa? Ancora so cosa? Forse adesso c'è il motivo per avere i capelli ricci a punta. Sapete che mi hanno scioccato col taser. Cosa c'è? Mi dispiace, Nick. Ho solo toccato la tua spalla, quindi siamo un po' agitati ancora per la scossa elettrica di ieri. Perché è passato un giorno. Credo che lo shock non sia ancora sparito. Per il taser di ieri, eh? In ogni caso, oggi è l'ultimo giorno di processo. Buona fortuna, Nick. Tu non entri? Non entra con me, lei? Sì, grazie, Maya. Edgeworth sembra triste come sempre. Spero solo che Von Karma non lo, diciamo, pressi troppo forte, non lo spinga oltre il suo limite. Wow, cosa? Wow! Che stai facendo? mi dispiace, è solo che volevo solo... Ah, ma è lei che ha ancora la carica elettrica e tutti quelli che tocca dalla scossa. Ecco perché abbiamo avuto la scossa. Non perché siamo agitati per ieri, ma lei è ancora carica di elettricità ed è diventata praticamente uno dei Fantastici Quattro. Pensavo che solo una pacca sulla schiena ti avrebbe, diciamo, tirato sul morale. Maya, forse dovresti andare fuori e scaricare un po'. Una scorreggia elettrica. Certo, buona idea. Prova a non elettrificare nessuno mentre esci. Hai elettrificato qua. Wow, amico! Questo è il gamshow che è svenuto. Ah no, è ancora in piedi. Che è successo a quella ragazza? Detective Gamshow. Buongiorno, signor Edgeworth. Buongiorno. Com'è andata, detective? Non ti preoccupare, come ho promesso, ho catturato questo maledetto fuggitivo e l'ho portato qua dentro. Ci ho messo tutta la notte, amico. Grazie, detective Gamshow. Devi essere molto, molto stanco. In realtà, dopo quello shock mi ha appena svegliato e ora mi sento piuttosto bene. Yogi si è dimenticato il suo stesso nome. Ah, finge di essere solo dimenticato su via, ma... Qui parlate con dei professionisti, chi vuoi illudere? Io guardavo Lie to Me quando avevo 7 anni, zio, io ho imparato... Era una serie abbastanza pagliaccia, però era carino come concetto. Infatti mi dispiace che sia terminata prima del previsto, però... Ricordi da bambino, maledetta bottiglia, devo buttare, mi sto sui coglioni qui. Perché mi dimeno troppo io, e quindi faccio cadere le cose, già tanto che ho ancora rotto lo schermo. Perché mai vorrebbe vendicarsi di Edgeworth se non può neanche ricordarsi il suo passato? Forse perché se lo ricorda ancora chiaramente, più vividamente di chiunque altro? Si ricorda, e io lo proverò. Meno male che almeno siamo della stessa idea. Phoenixinho. Phoenixinho, vio, avvocatinho. E dicembre 28, quindi 10:00 si parte col processo. Ah no, c'è mai allora, vedi che c'è ancora. Pensavo non ci sarebbe stata, come parlava, sembrava che fosse stata bandita per tutto il processo. La corte ora si sessione per il processo di Miles Edgeworth. La difesa è pronta, vostro onore. No, no. È la prima volta che risponde!
La procura è pronta, vostro onore. Eppure lui è sorpreso. Molto bene, sono così emozionato. Non mi ha mai rivolto la parola, signor Karma. Sto arrossendo, aspetti o mi pettino la barba. Abbiamo raggiunto il giorno finale delle nostre procedure in questo processo. Chiedo alla procura di mandarci delle prove decisive. Yeah. Dai, non essere così venerante in silenzio per ogni cosa che dice. Molto bene, signor Karma. La sua dichiarazione d'apertura. Ah, bene. Grazie a Detective Gumshoe e ai suoi sforzi, il gestore del corso di affitto di barca è stato catturato. Nel processo di ieri la difesa ha dichiarato che fosse lui l'omicida. Tuttavia, il codesto deve ancora confermarlo. Vorrei chiamare la difesa a controinterrogare. Cioè, mi stai chiedendo per la prima volta di controinterrogare quanto sia necessario. Ragazzi, puzza più di me dopo 2 giorni senza doccia. Su, via, dai. Che vuoi imbrogliare? Per favore, portate il testimone nella corte. Sì, nell'aula. Non ce la faccio più. Sto per svenire, letteralmente. A quest'ora dovrei svegliarmi. No. Sì, a quest'ora dovrei svegliarmi, teoricamente, per andare al lavoro. Cristo, devo andare al lavoro. Devo andare al lavoro, mi sono dimenticato. È martedì. Smart working, sto male. Oh, madonna mia, dobbiamo finirlo prima delle 6, raga. Spero che duri meno di 1:40 sta roba. Mercoledì e tutti i nostri testimoni. Vive in un negozio di barca sulla laga, dove ha assistito all'incidente. In aggiunta ha al momento perso la memoria del suo nome e della sua identità. Testimone, perché mai è scappato ieri? Obiezione, il testimone non è scappato. E ora testimonierà. Ci scommetto le mie ginocchia che dirà una cosa tipo: dovevo dare da mangiare al mio pollo. Dovevo dare da mangiare a polli. Volete vedere che dirà? Sono andato a prendermi cura del mio pappagallo. Io sono pronto a scommetterci che utilizzerà questa come scusa, perché è banale, questo tizio è banale, raga. Come prepara il controinterrogato lì, la testimonianza è banale come pochi. Sono pronto a scommettere su quello. Oh, capisco. Molto bene, iniziate la vostra testimonianza. Non imbrogli nessuno, maledetto. Vi ripeto, bloccate la sua faccia e vedrete che il suo sguardo è proprio da sadico assassino pianificatore. Ok, perché ho lasciato l'aula? Mi dispiace per quello che ho fatto ieri. Ma non stavo scappando, no? Io sono andato a comprare... sono andato a comprare del cibo per polli. Immaginavo, sì, infatti ti hanno beccato in piena notte, perché proprio di notte lui stava cercando i chioschi di sementi per pappagallo. Perché quelli qui, aprendo la mattina presto, capite, portano i sementi migliori. Invece se aspetti il pomeriggio, e lui doveva andare a fare la fila, perché in molti sono diretti verso quel negozio dove vendono i sementi, si crea una fila enorme. Quindi lui ha deciso di iniziare il giorno prima a fare la fila. Vado a cascarci. Immaginavo che non avessi nulla a che fare con l'incidente. Voglio dire, avrei bisogno di una di quelle cose, dei moventi, no? E io non ne ho uno. Questo praticamente... Allora, forse su questo devo presentare qualcosa. Forse questo. Mi viene da dire che dovrò presentare il DL6 a questa affermazione. Inizieremo con il solito, ovviamente, controinterrogatorio. Ma mi sembra palese che io debba presentare questo qui. Avrei bisogno di un alibi e di un... Dai, l'ho detto 2 secondi fa. Avrei bisogno di uno di quei moventi. E sì che ne hai. Devo dimostrare che ha un... Quindi la mia testimonianza di ieri rimane come l'ho dichiarata. Però si vede che lui dice di essersi dimenticato, ma già se guardiamo,
dove dice avrei bisogno di un movente, tutte queste cose. Sono tipiche cose da persona che ha lavorato in tribunale e sa qualcosa al riguardo. E se lui avesse veramente perso la memoria, come sostiene, non si ricorderebbe di queste procedure. Invece si ricorda più che bene il maledetto. Molto bene. Iniziamo il controinterrogatorio, che ne dite? Deve sapere il suo nome. Yanni Yogi. Tu sei Yanni Yogi e io lo proverò. Ok, vediamo. Il semplice controinterrogatorio, al solito. Non mi dispiace. Perché te ne sei andato? Vabbè, ci risponde subito dopo. Io direi invece che tu sia scappato, non semplicemente te ne sia andato. Guarda. Abiazione! No? Hai sentito la testimonianza di Larry e hai capito che eri in pericolo. Abiazione! Sapevo. Nine. Ho un taser nelle mutande e non ho paura a farti arricciare di nuovo capelli. Anche se preferisco il gas. No, dovrei smettere con queste battute. Ah, signor White, non c'è bisogno di cogliere le conclusioni. Come ho già detto, il testimone non stava scappando. Ascolti la testimonianza. Sembra piuttosto rilassato. Beh, ha nascosto metà delle prove. Ma 99% delle prove che gli servivano. E avrebbe potuto incastrare sto tizio. Infatti, tutti e due sembrano piuttosto rilassati. Von Karma e Yogi. Non stavo scappando. E che stai facendo? Vabbè, c'è anche lì c'è risposto. Allora, perché te ne sei andato? Obiezione! Sta per dirlo. Lascialo parlare. È difficile aspettare e ascoltare qualcuno mentre parla. Se stessi qua, ma in silenzio, Edgeworth sarebbe già in galera in 3 minuti. Ok. Puoi dimostrarlo? Cibo? Sì. Olli è un pochino, molto schizzinosa nel mangiare, sai? Mangia solo i sementi di alta qualità provenienti dalla Francia. E li hanno solo in una grande città, nella grande negozio di animali, giù in città. E perché non sei arrestato? E perché allora non sei stato catturato fino a stamattina? Perché non sei ritornato nella tua casetta di affittuario delle barche? Perché mi sono un po' perso, capisci? Puzza questo tizio come non so cosa. Le devo anche lavare. Il testimone ha problemi a ricordarsi le cose certe volte. Quando la polizia l'ha preso, stava proprio tornando a casa. Sì, certo. Bel tentativo, Von Karma. Nessuno ci crederà. Ma guarda. Lo sapevo. Lo capisco, quindi si è perso. Per favore, vostro onore, ti prego. La prego, si svegli. Immaginavo non avessi nulla a che fare con questo incidente in ogni caso. Come mai? Come mai ne sei così sicuro? Ha perso così tanto della tua memoria, vero? Sì, sembra proprio così. Beh, allora come fai a sapere che non hai nulla a che fare con questo incidente? Oppure stai solo mentendo di aver perso la tua memoria, eh? Sai esattamente chi sei. Abbiassiami! Il testimone ha testimoniato chiaramente che non ha memoria di chi egli sia. E se tu sostieni che stia mentendo, mostrare le prove. Ma io posso provare che cosa stia succedendo dentro la testa di questo vecchietto? Questo è impossibile. Andiamo a calci finché non sputa qualcosa. Finalmente hai capito come funzionano le cose, White. Molto bene, testimone, continua. Voglio dire, avrei bisogno... Come fai a sapere che non... Ma perché ne sei così certo di non avere un movente? Ecco, come fai a dire per certo di non avere alcun movente? Io dico che ce l'hai. Avevi un rancore nei confronti di Edgeworth e della vittima, Robert Hammond. E questo è il motivo per cui ti sei vendicato, corretto? Abbiassiane! Per favore non urlarmi la pietra, Mr. White! Questo testimone non ha memoria di nulla, oltre a qualche annetto fa. Non può tenere rancore, è impossibile. Devo provare che sta mentendo riguardo la sua memoria, altrimenti questa sarà la stessa cosa... Avanti, finché questo processo non terminerà. Posso dire qualcosa, signor Wright? No.
Solitamente le cose che dici mi inguaiano solo di più. Quindi mi sembra più che altro voglio dire qualcosa, signor Wright. Non posso dire qualcosa, mi sembra una richiesta. Mi sembra voglio dire qualcosa, signor Wright. Quindi stia un po' zitto. Sì, vostro onore. Lei sta dicendo la stessa cosa oltre ed oltre, si sta ripetendo. Ha messo in questione la memoria del testimone sul suo passato e la mancanza di questo. Ma ha veramente a che fare con questo caso corrente? Sì, come ogni altra cosa. Oh, meno male. Certo, vostro onore. Il testimone ha detto che non ha nulla a che fare con questo caso e nessuno è movente. Tuttavia io credo che siano solo bugie queste. Si sta rendendo seria, ragazzi. Non è da brividi sta canzone. Ordine, ordine! Signor Wright, c'è un serio problema con la sua accusa. O sta solo dicendo... Sta solo dicendo che sa chi sia questo testimone. Sì, so chi sia. Ovviamente, vostro onore. Oh, dimmelo! Oh, questo è interessante. Vuoi saperlo io stesso? Chi è lui? Non fare lo stupido, buon carne. Signor Wright, per favore, ci dica il nome del testimone. Gregory Edgeworth. È risorto dalla tomba e vuole vendicarsi contro suo figlio per avergli sparato erroneamente, secondo l'accusa di Kaiser. Oppure Yanni Yogi, oppure Robert Hammond, che anche lui ha finto di essere morto. E vi immaginate che è veramente Robert Hammond? Yanni Yogi, dai. Il suo nome è Yanni Yogi, un ex guardia del tribunale. Yogi? Yogi mi sembra un nome molto familiare. Oh! Quel Yogi! Dell'incidente di L6! Madonna mia, che memoria che c'è il vecchietto! Sapevo che il giudice l'avrebbe sentito parlare, è stato un caso piuttosto famoso. Ma questo cosa significa? Vostro onore, se questo uomo, il signor Yogi, ha un chiaro motivo, un chiaro movente. Prove assiane! Le prove! Dai, prova! E di nuovo salta le conclusioni, signor Wright. Questo uomo testimone Yanni Yogi fa affascinante. Tuttavia, come può poi riprovare questa cosa? Alla corte, in aula. Ho lì sicuramente una prova, perché se lui non si ricorda del suo passato, non ha modo di ricordarsi il nome della sua fidanzata. Questa è l'autopsia. Oppure questa posso presentare anche qui. E parlo di Polly e faccio il collegamento. Sì, perché questo no. Questi due sono le mie uniche. Sono gli unici collegamenti che posso creare per dimostrare che lui è coinvolto. Questa è una corte. È una corte in tribunale, come se non se lo ricorda. Ne ha bisogno di prove. Quindi mi premetta di ripetermi un'altra volta che il testimone ha perso completamente la sua memoria, ya? Questo è qui, ho la valla SPAC. Devo farlo adesso. Se non posso provare che Yogi... che lui sia veramente Yogi adesso, beh, allora non posso andare da nessun'altra parte. Nick! Come farai a provarlo? Vuoi veramente provare che lui sia Yanni Yogi? Sì, in realtà è piuttosto semplice. Vostro onore, non è così semplice in realtà. Per favore, prenda... Ah! Semplice così! Prendete le impronte digitali di questo uomo. Ok, poi faremo un confronto con le impronte digitali di Yanni Yogi di 15 anni fa. Capisco, questo ha molto senso. Perché stai ridendo? No, non sono le stesse impronte digitali? Sai qualcosa che non sa? Mi dispiace. No, perché lui ha rubato tutte le prove. Diranno che... No, le prove sono sparite. No, sono finite. Io mangiavo crauti ieri. No. Mangiavo crauti con la mia birra. Stavo a casa, c'ho l'alibi. Però le prove sono sparite, quindi non c'è collegamento. Ecco perché. Anche se riprendiamo le impronte digitali, tutto l'archivio del DLC è sparito. Porca miseria, è vero. No, sul proiettile non ci possono essere le prove. Le impronte digitali, Cristo santo. Eh sì, no, lui sa per certo che non potremo fare il collegamento perché ha rubato l'intero fascicolo, quindi tutti i collegamenti. Quindi impronte digitali incluse. Perché? Il testimone non ha... Che?
Non ha le impronte digitali. Cosa? È un sicario. È un hitman. Cosa? Non ha impronte. Ecco perché sulla pistola non ci sono le sue impronte. Non le ha cancellate, semplicemente non ha impronte digitali. Oh sì, beh, io prima di lavorare come gestore della mia casa d'affitto di barche, ho lavorato in un impianto di trattamento chimico. E mi sono bruciato le mie impronte digitali lavorando con quella roba. Eh sì, però questo te lo ricordi piuttosto chiaramente. Puoi dimostrare di aver lavorato in questo impianto? Eh no, è chiuso molto tempo fa. Più di troia. Cioè? Yogi, maledetto. Hai bruciato le tue stesse impronte digitali per nascondere il tuo passato. Beh, se il testimone non ha impronte digitali, immagino che non sarà in grado di provare la sua identità. No! Beh, che cosa farà, signor White? Sembra che il caso sia stato deciso, no? No. So che cosa è successo, so tutto. Io semplicemente non la posso provare. Ma no, non posso lasciare che finisca così, non posso perdere. Deve esserci un altro modo. Non c'è nessuno che possa testimoniare su chi sia questo testimone. No, nessuno può testimoniare come... Sì, su chi sia questo testimone, nessuno! Nick, che cosa facciamo, Nick? Non ho neanche considerato che potrebbe aver cancellato le sue impronte digitali. Manco io, se devo essere onesto, manco io. Che cosa faccio? Forse vorrebbe... Ma sai che è una buona idea? Posso? Vorrebbe interrogare il suo pappagallo per darci un bello spettacolino. Ma sai che è una buona idea? Perché anche lì... Anche lì, se interroghiamo il pappagallo, gli facciamo dire le cose giuste, che fa da registratore per gli anni, lo inculiamo, raga. Sì, sì, molto divertente. Sei un maledetto ciarlatano, uno che, diciamo, se la spacca quando vince con Karma. Aspetta un attimo. Lo chiamiamo davvero? Cosa c'è, Nick? Ho avuto un'idea pazzesca. No, non lo vorrai fare davvero. Vostro onore. Voglio quel cazzo di pappagallo in aula. La difesa vorrebbe interrogare. Vorrebbe accogliere la richiesta di Von Karma. Era già piena di colpi di scena. Sta seria. Ma col pappagallo non mi aspettavo. Vuoi veramente ascoltare la richiesta di Von Karma? La mia proposta? Esattamente, vostro onore. Vorrei controinterrogare il pappagallo. Ma vedrete. Anche qui di nuovo lui non può preparare un uccellaccio diciamo con la sua testimonianza come ha fatto con Yogi. Quindi vedrete, di nuovo lo affronteremo in acque che lui non ha esplorato e lo metteremo in culo. È pazzamente geniale, è pazzamente geniale. Io adoro sto gioco. Lo adoro con tutto me stesso. Lo adoro con tutto me stesso. Cosa pensa Von Karma? Deve ancora chiederlo? È una farsa questa. Obietto, ma l'hai proposto tu? Obiezione, l'hai proposto tu? Ma sei tu che l'hai suggerito. E io voglio farlo. Nel culo. Zitto. Io ho il diritto di fare come lei ha suggerito. Maledetto. Me l'ha messo nel culo. Immagino tu sei così disperato alla fascia. Sei mio ospite. Ovviamente dovresti andare attraverso questa. E se niente esce fuori da questa roba, penso che tu sia pronto per conseguenze, ya. Nick, questo è pazzo. Beh, non abbiamo molta scelta, zia. Allora, vuoi ancora andare con il tuo piccolo giochetto? Sì. 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 Fate parlare l'uccello. Fate parlare l'uccello. Voglio controinterrogarla, vostro onore. Oh mio Dio. Questa cosa più ridicola che abbia mai sentito. Von Karma ha falsificato ogni testimonianza fino ad adesso. E ogni singola prova che ha a nostra disposizione. Eccetto il pappagallo. Lei è la mia ultima speranza. Almeno lo penso così. Oh mio Dio. Sto sudando, raga.
Sto anche svenendo, ma c'è da morire da ridere qua. Guardia, portate il pappagallo. Chissà se c'è veramente stato un caso del genere nella storia mondiale. Hanno mai portato un pappagallo a deporre? Quello è... Beh, è un bel uccello. Per favore, ci dica il suo nome. Non risponde. Nome! Il testimone mi sta ignorando, vostro onore. Vostro onore? Ah, sono io vostro onore. Allora so già tutto, andiamo a farci un bel pranzetto. Dovrebbe fare piuttosto male essere ignorati da un uccello. Molto bene, testimone. Chi è il suo proprietario? Per favore, testimoni per noi. Oh, buon Dio, chi è il tuo testimone? Puntini, puntini. Ciao, oh, salve, salve. Puntini, puntini. Wow. La testimonianza più concisa che abbia mai sentito. Molto bene, il vostro controinterrogatorio. Bene. Cosa farai, Nick? Beh, prima di tutto dovrò dire polli polli, no? Io non lo so. Che cosa facciamo, Maya? Oh, buon Dio. Beh, dobbiamo controinterrogare. Credo che diremo polli polli. Salve, salve. Polli polli. Non arrabbiare che vola via. Non fare rumori. Non fare rumori improvvisi che poi vola via la nostra unica opportunità. Testimone, non può semplicemente dire salve e aspettarsi che finiremo da qualche parte. Bravo, io che testimoni. Maya, parlaci. Certo, che cosa dico? Ci siamo dimenticati qualcosa? Quando abbiamo detto ci siamo dimenticati qualcosa, ha detto DL6. Qual è il tuo nome? Diceva Spolly. E qual è la cassaforte? Diceva 1228, che è la data per l'appunto della prescrizione, che è anche la data dell'omicidio di Gregory Edgeworth. Credo che dovremmo andare. Mi sono dimenticato qualcosa, così creeremo il collegamento col DL6. Per quel che ricordi, 2 giorni fa... Polly, Polly! Ci siamo dimenticati qualcosa? Ah, non dimenticare DL6! Ah. Se riesco a farlo dire a Polly qui... Beh, questo proverà che il proprietario ha qualcosa a che fare con il DL6. Polly, ci siamo dimenticati qualcosa? Salve, salve. Bastardo? Perché no? Non è quello che dovresti dire? Dimenticato qualcosa, qualcosa che abbiamo dimenticato. No. Il bastardo ci ha visti e l'ha istruito a non dire DL6 mai più. Non sta funzionando, Nick, non lo vuole dire. È ridicolo, perché non lo vuole dire? Pure questo, non ci credo che pure questo ha affrontato. C'è qualcosa che non va, signor White? Maledizione, aspetta. Non dirmi che Von Karma si aspettava questo. Sembrerebbe di sì. Non può aver allenato di nuovo anche il pappagallo, vero? L'ha allenato a non rispondere quando gli abbiamo chiesto se si fosse dimenticato qualcosa? Beh, no, non dovevo cliccare. Credo che dovremmo... No, allora chiediamogli la combinazione. La combinazione della cassaforte che... Magari con la data. Facciamo il collegamento. Se no non so che cosa combinare. Lo controinterrogo ai 3 puntini. Forse le farò dire il numero della cassaforte. E cosa? La cassaforte? Perché? Se non scende proviamoci a farle dire qualcosa, eh. Polly, qual è il numero della cassaforte dentro la casa? 1228! 1228! Oh madonna mia, che pappagallo coraggioso. Beh, signor Wright, non sta dicendo che questo numero ha qualcosa a che fare con il proprietario? Beh, è l'unica cosa che mi sta portando avanti. In realtà sì, ed è per questo che l'ho fatto dire. Se lo dici tu. Ridicolo. Come può un numero per una cassaforte dirci chi sia il proprietario di quella casetta? Dimostralo! Lo sapevo. E cosa, come potrebbe collegare il numero all'identità del nostro proprietario? Ha qualcosa a che fare col DLS? Il pappagallo no.
Mamma mia, 12-28, ce l'ho. Può essere solo questo. Io la cartella del caso di Alasei? Cos'è questa ossessione che ha con questo caso? Signor Wright, dove dentro questo file dice che ci sia qualcosa che ha a che fare con... Cos'era, il summary? Mi pare di sì. Sì, il summary. Nessun'altra parte c'è. Cioè. Sì, il summary. Il summary. Summary. Ma strenare, è dentro il riassunto. Legga con attenzione. Il riassunto del caso? Specificamente. In particolare la data nel quale l'incidente di L6 è avvenuto. Lo dato dell'incidente è dicembre 28. Perché... Oh, è la data di oggi, di 15 anni fa. E il numero su quella di quella cassaforte è 1228. Oh! Ha usato la data del caso di L6 come numero per la sua cassaforte, vostro onore. Questo è il motivo per cui è così importante quella data per lui. Capisco, certamente è una coincidenza piuttosto interessante. Le persone in genere utilizzano i loro numeri segreti cioè utilizzano le date per i loro numeri segreti. Obiezione! Non è tangibile come prova. Io ho impostato il codice della mia carta per carta bancaria su 0001 perché sono il numero 1. Che uomo umile. Ho impostato su 0001 perché io sono il numero 1. Non ha niente a che fare con la data, niente. Certo. Da solo è una prova piuttosto debole in un processo per omicidio. Avremo bisogno di qualcosa di un pochino più particolare. No, è ritornata la musica, quindi niente. Dove sto andando a trovare questa cosa? Nick, ci stiamo avvicinando. Un'altra volta, ci serve ancora una prova. Vero, ma cosa? Molto bene, testimone, può continuare. Io che pensavo di avercelo in pugno. Vabbè, allora gli devo chiedere l'ultima cosa che mi è rimasta praticamente. L'ultima cosa che mi rimane, cos'è che mi rimaneva? Qual è il tuo nome? In che modo mi potrebbe aiutare? Forse gli dovrei solo far dire il suo nome. Polly, qual è il tuo nome? Polly. Signor Wright, credo che abbiamo stabilito che il nome di questo pappagallo sia Polly. Questo ha a che fare con l'identità di... Sì. Mamma mia, che domanda. Guarda, una volta nella vita il giudice ha fatto una domanda molto importante. Sì, ce l'ha. Non ci ho pensato, porco sifilidoso. Schifo. È il nome della sua fidanzata. E adesso mi farà la stessa domanda di provare il DL6. Allora, mostraci la prova. Nick. No, non sto bluffando. Ascolta, non siamo qui per rispondere alle domande che sia il proprietario. Siamo qui per dimostrare che lui sia Yin Yogi. Tutto ciò che dobbiamo dimostrare è che Polly sia un legame con Yogi. E adesso ci chiederà qual è la prova. Mostriamo il documento. E nell'ultima pagina, il fondo, c'era scritto che la fidanzata si chiamasse Polly Jenkins. La prova del nome. La prova è che rivela che il nome del pappagallo abbia a che fare con l'identità del nostro vecchietto è questa. Di nuovo questa. Per forza. In caso del DL6. Obiezione! È piuttosto un file più grande che c'è lì. Che pagina è quella prova che stai dicendo? Ma stavolta ce la fa lui la domanda. Mi piace che comunque sia diverso. Mostracelo o smetti di farci perdere tempo. Molto bene, signor Wright. Per favore ci mostri la pagina. Dove trovo questa informazione connessa al pappagallo? Suspect data, vero? Sì. Dovrebbe essere suspect data perché era l'ultima pagina. Suspect data. Polly Jenkins. Ce l'abbiamo. È nella pagina del sospetto, dei dati del sospetto, vostro onore. Questa pagina... Ah, maledetta bottiglia. Questa pagina ha tutte le informazioni riguardo a Yin Yogi, vostro onore. Subito dopo essere stato arrestato, la sua fidanzata ha commesso suicidio. E provi a dirmi, qual è il nome della fidanzata? Sì, dice proprio così. Qual era il nome della sua fidanzata? Vostro onore! Polly Jenkins. Polly! Esattamente, vostro onore.
Lui voleva ricordarsi il nome della sua fidanzata che aveva commesso il suicidio. Questo è il motivo per cui l'ha chiamato in questo modo. Oh, capisco. Immagino che sia una... Anche se coglione, anche qua mi farà la stessa cosa. È una possibilità. No, una mera coincidenza. Eh sì, tutto una coincidenza in sto caso, allora. Mia nipote ha un cane che si chiama Phoenix. Fammi indovinare, chi ha suggerito il nome? Bella signor Wright, che cosa ha a che fare? Lei con la fidanzata di mia... Cosa? Col fidanzato di mia figlia? Che? Ha solo 7 anni. Basta così. No, stavolta si è fermato. Credo che abbiamo raggiunto una conclusione qui. È solo una stupida coincidenza, basta così. Corretto, questa è una possibilità. Tuttavia due coincidenze allo stesso tempo sembrano una... diciamo una pattern, sembrano in realtà un... uno schema per me. Che cosa sta dicendo? Chiami il vecchietto, minchia, mi sta credendo, incredibile. Immediatamente. Mi sta credendo il nonnino. Mi sta credendo il nonnino! Ci dica il suo nome! Obiezione! Aspetti! Questo testimone non si ricorda! No, va... Guardate chi l'ha detto! Non va bene! Oh madonna, è tornato serio! Visto, ora guarda, lo stesso sguardo di merda che aveva! Ho fatto quello che volevo! Sono stanco! Nick, è totalmente diverso! Questo è il vero Yogi, credo, finalmente! Ha finto di essere debole per nascondere la sua vera identità. Fingendo per 15 anni. Ecco, bene. Mi permetto di chiederlo di nuovo. Per favore, dico il suo nome alla corte. Il mio nome è Yanni Yogi. Bastardo, non riesco neanche a fare la voce da vecchietto qui, perché comunque... Il mio nome è Yanni Yogi. 15 anni fa. 15 anni fa. Ha servito la corte come... come guardia, proprio qui. Ordine, ordine. Yanni Yogi. Quindi era quello, è stato lei a uccidere Robert Hammond? E ha provato a incastrare Miles Edgeworth per la sua morte? Lo dice. Mi hanno messo nel tavolo dei testimoni anche 15 anni fa. Robert Hammond ha detto che io fossi mentalmente instabile. Mi hanno detto di che mi cuceva mi avrebbe reso innocente e mi avrebbe fatto scampare alla galera. Quindi ho finto di avere un danno al cerebrale. Ero innocente in realtà, ma lui non mi ha creduto. Ha vinto il processo, ecco perché ce l'aveva con lui. Ce l'aveva detto anche Grossberg, che lui non credeva mai ai suoi clienti, credeva solo alle sue potenzialità e non gli ha mai creduto che non fosse stato lui. E lui per questo odiava Hammond, perché non gli ha mai creduto che fosse innocente. Abbiamo vinto il processo, ma ho perso tutto. Ho perso il mio lavoro, la mia fidanzata e il mio posto nella società. Poi quest'anno, 15 anni dopo, è arrivata una lettera con una pistola. Il piano era scritto in tutti i dettagli. Era un piano per vendicarmi contro le persone che avessero rovinato la mia vita. Non mi importava chi l'avesse mandata. Ho solo pensato che fosse la mia possibilità dopo 15 anni, quindi l'ho colta al volo. Finalmente una possibilità per vendicarmi contro Robert Hammond e Miles Edgeworth. E non ho alcun risentimento. No, sì, non ho alcun rimpianto. Aspetti un attimo. Vendetta contro Miles Edgeworth? Che cosa intende? Non sono nella libertà di parlare in questa materia. Perché non chiede al signorino Edgeworth stesso? In ogni caso, lo ammetto, sono stato io ad uccidere Robert Hammond. Quindi bom, non colpevole? Martelletto? Martelletto, perché sennò il bastardo fa il collegamento. Von Karma, dov'è Edgeworth? Dov'è il signor Yogi? È stato arresto, vostro onore. Non ho stanza per errori nella sua... Non ho visto alcun errore nella sua confessione. Quindi... l'accusato, ma il Edgeworth, eh? Innocente, in questo caso almeno. Non è finita, perché punto 1 dobbiamo incastrare Karma.
Dobbiamo incastrare Karma e adesso vorrà collegarlo all'omicidio del DLC. Questo è l'ultimo giorno per la prescrizione. Molto bene. Il difensore, l'accusato, può per favore venire al palco dei testimoni? E non obietto nulla. Ci sono alcuni dei misteri irrisolti. Tuttavia, lei è pulito da ogni sospetto per questo caso particolare. Quindi vorrei passare al giudizio verso l'omicidio di Robert Hammond. Alcuna obiezione? Sì, sì, sì. Non ci credo. No, è troppo tranquillo. Perché non sta dicendo niente? Perché su Robert Hammond non ha nulla da dire, ma porterà davanti il DL6. Perché questo è l'ultimo giorno, vorrà farlo finire in galera. La sua è la sua di vendetta, la vendetta di Karma. Non è mai stata una questione di vendetta di Yogi. È sempre stata la vendetta di Karma qui. Maledetto. Molto bene. Questa corte trova l'accusato Miles Edgeworth. Finisce così? Non ci credo. Non ci credo! Finisce così senza incastrare Kaiser? Non ci credo. Questo è tutto. La corte è aggiornata. Oh. Non ci credo. Objection! Sono stato io, questa è la voce di Phoenix. Qualcuno ha detto obiezione? Non è stato Von Karma, aspetti. No, neanche io! È stato Miles, oh madonna mia. No, è stato lui. Edgeworth. Che idiota! Le è venuto il senso di morale di confessare che è stato lui quando non è stato neanche lui. Ma puoi essere così stupido? Obietto il suo giudizio. Obietto su giudizio. Che cosa intendo? Non sono innocente per niente. Come abbiamo sentito, Yanni Yogi ha ucciso Robert Hammond in vendetta. Ma vendetta per cosa? Nick, Edgeworth sta cercando di confessare. Dirà che è colpevole. Dirà a tutti che è l'omicidio per il caso di L6. Vuole dire che ha ucciso suo padre? Suo stesso padre? Oh, che cosa faccio? Non lo so. Il fatto è che finisce... Ok, lui rimane innocente. Se obietto, lo faccio star zitto, non capisce un cazzo. A parte che potrebbe parlare lo stesso se obietto. Ma uno, lui ne esce con sensi di colpa che noi non avremmo risolto il caso del DL6. E dimostrato la sua innocenza anche in quello. E secondo punto, con karma libero. Posso obiettare. Questo sì, sarebbe una cosa piuttosto ragionevole. Ma voglio fidarmi di lui. Nel senso, lui dirà di essere colpevole e noi dovremmo di nuovo dimostrare la sua innocenza. Perché effettivamente è un caso troppo corto. Cioè, sono qui da 50 minuti. Sono tanti, Però, rispetto agli altri casi è un caso troppo corto. No, sto zitto. Non è ancora finita, fidatevi di me. Non sono sicuro se Edgeworth ci abbia pensato abbastanza e lucidamente. Ma questo non è il mio posto per interferire. Nick, ne sei sicuro? Avrei dovuto salvare la partita almeno. Non ho salvato la partita perché c'è la possibilità di salvare la partita. Ah madonna, vabbè, mal che vada, se perdo lo rifaccio da capo. Magari domani, perché veramente non ce la faccio più. Per 15 anni ho avuto un sogno ricorrente. Un incubo. È solo un incubo. Questo mi sono ripetuto per tanti anni. Ma ora so che non è un incubo. Yanni Yogi non è stato l'assassino. Intende nell'incidente dove suo padre è morto? A quella distanza a cui ha sparato non era neanche suicidio. Tutto era chiaro come il giorno. L'uomo è l'assassino. Il criminale nel caso di L6. Sono sempre stato io. Vostro onore, confesso la mia colpa. E lì farei un'obiezione, sotto quale basi comunque sei convinto di essere tu il caso di L6? Perché sei stato privo di ossigeno, già quello. Ci sono due fori di... ci sono due spari che sono partiti, e due, tre, eri un ragazzino. Sono colpevole per il caso di L6, e lo statuto è che finirà in prescrizione oggi. Il colpevole è... io! Cigre, ma è che sembra un pagliaccio vestito così tutto di viola. Ordine, questo è piuttosto inaspettato.
L'accusato, se gli dichiarato innocente, confessa un crimine diverso. Un crimine per il quale che sarebbe finito in prescrizione oggi. Appunto, obiezione! Il mio cliente è troppo onesto per finire in galera. No, non sono sicuro come andrà a finire questa cosa. Obiezione! Il mio cliente era un ragazzino, non può essere stato in grado di aver fatto una cosa del genere. Obiezione! Il mio cliente ha fatto danza classica. Non ho altro da aggiungere. È ovvio. Abbiamo un processo proprio qui, proprio adesso. Quindi, cercheremo di processare quest'uomo per un... Non credo che funzioni così, però va bene. Credo che questa farsa funzionerà proprio così. Dobbiamo processarlo per un caso di 15 anni fa. Vabbè, è il giudice giustamente. Boh, già che ci siamo. Perché no? Credo che avremo bisogno di almeno 15 minuti di pausa. Durante questo tempo considererò un'appropriata, diciamo, linea di azioni da intraprendere. La corte è aggiornata. Quindi una pausa di 15 minuti, parleremo con questo deficiente, madonna mia, che poteva letteralmente dirci. Cioè, a parte che questo, lui era proprio lì sul posto dell'omicidio di Hammond, dove c'era la farsa. Capito che sei in panico, ma allora veramente c'è un danno cerebrale, se non hai capito che stavano cercando di incastrarti, no? Poi, ognuno la vede a modo suo. Mi dispiace, Wright. Ho solo sprecato tutti i tuoi... Potevi pensarci prima di dichiararti colpevole, non credi? Però lo apprezzo perché almeno così riusciremo a incastrare Karma. Non so come, ma in qualche modo dobbiamo incastrare. Signore... Forse dovrei parlare come un romano con lui. Oh, signor Edgeworth. Io non ci credo, signore. Voglio dire, lei a uccidere suo padre. Oh, no, è impossibile. Neanche io ci volevo credere. Detective. Ma è la verità. E devo essere punito. Omicidio. Non importa le circostanze. Va bene, 3 giorni a guardare l'angolo lì nel... girato verso l'angolo, in punizione. Aveva 9 anni, che cazzo. Ma sei veramente deficiente, anche se fosse colpevole. A parte che non è colpevole, sono sicuro al 100%, ma... Vabbè, cerchiamo questa farsa. Nick, che stai facendo? No, stavo solo leggendo le mie prove ancora una volta. Sto preparando il mio caso. Il tuo caso? Per cosa? Non è ovvio? Proverò che... È fenomenale. Proverò che mai sei giorno innocente. Io sto dicendo, amico. Ho appena ammesso la sua colpa. Viene il romano giapponese, mi viene. ha confessato. Ha confessato. E voglio dire in corte. Mi dispiace, Edgeworth. Ma io non credo al tuo incubo. Cosa? È solo un sogno, non è reale. La verità è proprio qui, in queste prove. In ogni caso, semplicemente mettetevi le cinture. La vera battaglia inizia adesso. Proverò che sei innocente. Fidati di me. Raito. Amore mio. Io te voglio sposare, Raito. Dicembre 28, 2:30, corte di Stentrovanti. Sono già 2:30. Ehi, ma come ci siamo divertiti? Cioè, quando ci si diverte il tempo passa subito. E il giudice giustamente gira. Sì, ok. Ma guarda, oggi proprio avevamo la giornata libera, effettivamente. Essendo il 28, sono tutti in ferie, anche i criminali. Perché non risolvere un caso di 15 anni fa, dimenticandoci di tutti gli altri? Mi sembra giusto. Voglio riprendere il nostro processo. Giudice! Ma se Joda ha ammesso la sua stessa colpa, ha confessato un crimine. Per favore, facci iniziare sentendo la sua testimonianza. È strano che comunque non dica di dia il verdetto di colpevolezza stavolta, ci faccia sentire la sua testimonianza. È stupido. Forse quella scossa ha preso pure lui quando me l'ha sparata ieri. Poi, attraverso le inutili difese, cercheremo di dare il giudizio. La prescrizione del caso di Arsei termina oggi. Tuttavia inconvenzionale per me.
anche se inconvenzionale per me, vorrei completarlo in data odierna. Capisco. La difesa ha qualche obiezione? No, non mi fa scegliere stavolta. No, vostro onore. Von Karba, tu sapevi che sarebbe andato così fin dall'inizio, non è così? Beh, però alla fine gli abbiamo comunque macchiato la sua carriera di casi non sempre vinti, no? Perché il verdetto di non colpevolezza l'abbiamo già avuto. Quindi il suo archivio lì, il suo record è terminato lo stesso con noi, Voglio metterlo in chiaro, che anche se perdo ne esco vincitore. Ne esco con metà della gloria. L'unico al mondo ad aver battuto un barone come questo qua, Barone Smilzo, Barone Krauto. Il signorino Miles venga a testimoniare. Oh, madonna mia, sto per svenire. Non riesco neanche a fare il pagliaccio per la stanchezza. Il testimone interverrà con il suo nome e professione. Miles Edgeworth, sono un avvocato procuratore. Signor Edgeworth, 15 anni fa lei ha non intenzionalmente ucciso suo padre, caro G. Edgeworth. È corretto? Come un caffè, vostro onore. Corretto. E allora testimoni in quest'aula. Quando Edgeworth mi stava dicendo del suo sogno ieri, ho notato qualcosa. Un dettaglio che non tornava. E lui fa il procuratore, voglio dirvi che lui ha fatto finire molta gente in galera, con questa abilità. Piccola parentesi, quella sarà la chiave, ma solo se riuscirò a farla... Come? Zio, è palese, su via. Per favore. Ma non chiamare tua sorella che mo arriva lì all'ultima, la tettona, e si prende la gloria per aver fatto una minchia. Ho fatto tutto io, sono 3 giorni, sono 9 ore che sono qui, sto cercando di risolvere sto caso. Non voglio che arrivi lì una malandrina e si prenda tutto il mio merito, sta ciarlatana. Quel giorno sono andato alla corte a osservare il mio paparozzo. Mentre ce ne stavamo andando, un terremoto ha colpito... E ora qua, insieme a mio papozzo, siamo finiti intrappolati in ascensore. Watashi wa, hai ragione. Mio padre e i Mister Yogi hanno perso la loro calma e hanno iniziato a litigare. E subito dopo qualcosa di pesante è caduto ai miei piedi. L'ho preso e l'ho lasciato al signor Yogi. Volevo che finissero di combattere. Momenti dopo, un po' un colpo è partito, ho sentito un grido. Era un terribile grido, mi ricordo ancora oggi. Tutto qui. Non ha senso, ragazzo mio. Hai sentito un solo sparo, però anche lì. Un singolo sparo, mentre qua dice che sono stati sparati 2 colpi. Quindi secondo me abbiamo preso tanto summary, dovremmo presentare victim data perché was fired twice. Anche questo tornerà utile. Poi il collegamento, abbiamo anche la foto. Abbiamo anche il proiettile che ovviamente ci servirà per... Questo è uno dei motivi per cui non ho obiettato. Avevamo raccolto una delle prove, abbiamo ancora delle prove che non abbiamo utilizzato. Sicuramente doveva andare fin qui. Anche se avessi obiettato, secondo me comunque forse avrei avuto un ending, un bad ending. Può darsi. Oppure sarebbe comunque finita a quel punto. Certe volte quando dai una risposta sbagliata ti fa comunque far fare l'altra scelta, sai, a prova di mongolo. Fino ad adesso questa memoria è stato un sogno. Siamo stati bloccati nell'ascensore per 5 giorni. 5 settimane è un po' eccessivo. L'ossigeno nell'ascensore è finito. Ho perso la memoria di quegli eventi. La stessa accusa fatta dal signor Yogi. Molto bene. Molto bene. Signor Wright, lo suo controinterrogatorio, per favore. Sì, vostro onore. La voce di Wright è quella più facile, perché è la mia. Quel giorno sono andato alla corte a osservare uno dei processi di mio padre. Incalziamo come sempre, per crearci un po' di, diciamo... basi solide su cui elaborare la nostra teoria, anche se ormai è tutto risolto in realtà, però anche per vedere che cosa da dire. No, invece no! Grazie a questo faremo la... No, 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 no!
Mamma mia, mi sono svegliato. È arrivata la caffeina al cervello. Grazie a questo, cos'era questo processo a cui sei andato? È il collegamento tra l'astio che c'è tra Gregory e Karma. Non mi ricordo chiaramente, solo due cose. So che mio padre ha perso e Evo Karma ha vinto. Gli animi si stanno agitando. Oh, Mr. Von Karma, lei stava gestendo quel caso. Esatto, 15 anni fa, ma non mi ricordo i dettagli. Non ti ricordi? Quando sei finito in vacanza a lungo? Quando sei stato macchiato come baro, come imbroglione di merda? No? È da lì che Edgeworth ha puntato il problema nella prova di... Barra di Gregory adesso. Ha puntato il problema nella prova di Karma. Però non abbiamo nulla che provi questo, eh? C'è stato un terremoto. Vabbè, in che modo? C'era qualcun altro magari che aveva visti? Quindi c'erano tre persone, incluso a lei, in quell'ascensore, corretto? Sì. Sì. Mio padre, io e Yanni Yogi. Stavamo bene all'inizio. Ma mentre il tempo passava, nessuno arrivava. Ok, hanno iniziato a litigare. Per cosa? Vabbè, l'ossigeno, però per cosa? Che cosa hai fatto allora? Avevo 9 anni. Cosa potevo fare? Ero spaventato. Tremavo in un angolo. E poi lì... Un oggetto pesante. Cos'era? La pistola. La pistola. Immaginavo che fosse del bailiff, del guardia, del guardiano. La sicura deve essere partita quando è caduto dalla sua... holster, come cazzo la chiamava? Dalla sua fondina. L'hai raccolta? E poi cosa è successo dopo? L'ho presa, l'ho lasciata a Mr. Yogi. Volevo smettessero di litigare. E che è successo durante questa... Sapevi che fosse una pistola quando l'hai lanciata? Penso di averlo saputo. Sapevo fosse pericoloso. Ma... l'aria stava terminando. Ero in panico. Quindi stava dicendo che hai lasciato una pistola a Yogi invece di sparare? Sei un idiota! Ero confuso. Un momento dopo c'è stato un piccolo sparo e un grido. Parlami di questo grido. Sì, ha parlato una sola volta? Sì. Non dovremmo inserirlo nella testimonianza? Credo dopo aver dopo aver lanciato la pistola abbia perso la conoscenza. Fino ad allora... c'è stato un eco nella mia testa per tutti i giorni. Quello sparo e quell'orribile grido. Il grido? No! Perché non aggiunge la cosa del singolo sparo? Così posso presentare sta merda? Sei stronzo? Fino a sto giorno? Esatto. Lo sento ancora adesso. Dubito che mi dimenticherò mai di questo grido per quanto io viva. Eccolo qui. La parte della testimonianza che contraddice... Di che cazzo stai parlando? Il grido? Non so che cosa significhi. Dovrei trovarlo molto in fretta. Cosa? Ah no, aspetta, c'era un singolo sparo. Ok, ce l'ho. Non avevo visto, cioè, credetemi, sono molto addormentato adesso. Non ho letto la parte dove c'è del singolo sparo. O l'ha inclusa dopo e non me ne sono accorto. Sei sicuro di aver sentito un solo sparo? Esatto, sono molto sicuro. Ho sentito lo sparo e poi il grido. E poi tutto è svanito. Sono stato incosciente fino a quando non sono arrivati i salvatori. Capisco. No, non capisci un cazzo invece. No, vostro onore, sfortunatamente... Sfortunatamente non capisci un cazzo, barbuto maledetto. Guardi questo file ancora una volta. Lo stiamo presentando ogni tre secondi. C'è scritto tutto. Non lo so neanche. Cioè l'hai letto? Miles, l'abbiamo letto. Miles, l'abbiamo letto sto caso. L'abbiamo letto.
Quanto idiota. Abbia siane. Ah, ti piace portare quel file, eh? Io non lo accetto come prova, a meno che tu non ci dica. Sembra il bambino deficiente. Maestra di sostegno, mi indichi qual è la parola da evidenziare. Brutto idiota. Quale pagina contraddice? Data della vittima. Ah. Sì, è giusto, no, è in ordine. Perché mi sono confuso con sospettato. Guarda la data della vittima. Qui dice chiaramente che l'arma del delitto ha sparato due volte. Oh mio Dio, neanche noi avevamo letto questo caso, incredibile. Come abbiamo fatto a non accorgercene? Forse è questo il motivo per cui non facciamo gli avvocati. Ma il Sergio ha sentito un solo sparo. Tuttavia, l'arma del delitto ha sparato due volte. Il primo sparo è partito accidentalmente quando la pistola è stata lanciata. Quindi, chi ha sparato l'ultimo colpo? Oh madonna, potrebbe aver ragione, incredibile, si è sparato due volte, questa causa improvvisamente non regge neanche da lontano in piedi. Ma questo fa un karma, almeno ha letto anche lui il fascicolo, e si è uguale a Miles, due idioti. Forse c'era un'altra persona che ha sparato il secondo colpo? Non è stato Yogi! Io ho dato per scontato che fosse sparato da dentro verso fuori perché non c'erano vetri. No, non regge allora. No, fermo. È stato Von Karma a spararli. Ma allora perché la pistola era dentro? È stato Von Karma a spararli. Ma la pistola... Qualcosa... No, non so come fare il collegamento, in che modo. La pistola era dentro. Le porte, loro erano intrappolati. Tutti erano in trappola. O sono svenuti tutti, lui è entrato dopo. Questo è il primo colpo, quello occidentale. Karma è entrato dopo, quando erano tutti svenuti, e li ha sparato. No, se no non ha senso. Perché, no, sarebbe troppo epico se è stato Karma a spararli. Questo è il colpo occidentale quando Miles ha lanciato. Ma non è stato Yogi a sparare, è stato Karma. È entrato prima, avrà aperto le porte, ha sparato a Gregory che era svenuto, ha chiuso tutto, ha lasciato la pistola e se n'è andato. Credetemi, è andata così. Ma come ha fatto ad aprire se loro erano intrappolati? Ma sarebbe troppo epico se è stato lui. Allora non regge niente, perché vuole incastrare Edgeworth cioè bastava aspettare la prescrizione? No, non è stato lui. A sanare, sono sicuro che lei ne sia a corrente. Perché mai? Ma forse per odio lo vuole incastrare il suo figlio. Per odio verso quello che gli ha rovinato la carriera. Con un semplice accusa. Potrebbe darsi che si volesse vendicare con il figlio facendo finire in galera. Per questo non ha voluto aspettare. Come ne è sicuro? Sono sicuro che lei ne sia a corrente. Questo incidente è avvenuto 15 anni fa. Le prove sono un pochino datate. La pistola sì, ha sparato due volte. Tuttavia non sappiamo quando il secondo colpo sia partito. Sì che lo sappiamo, amico mio. Hai guardato la foto? No, veramente, questi idioti secondo me non hanno mai letto quel fascicolo. Non l'hanno neanche aperto. Potrebbe essere stato sparato il giorno prima dell'incidente. Non c'è prova che il secondo colpo abbia niente a che fare con questo incidente. Sì che c'è. No, c'è. La foto. No, vecchio, stai zitto, non parlare. La foto. Ha sparato due volte, come abbiamo sentito. Uno di quegli scolpi ha colpito il nostro... È stato sparato dal nostro accusato. Il ragazzo che era un ragazzino ai tempi. Ho qualche prova per dimostrare che l'altro colpo abbia qualcosa a che fare con questo caso? Sì. Assolutamente sì. Vostro onore... Se anche lei avesse letto il fascicolo, avrebbe visto cosa? Impossibile. Come impossibile? Non ci credo. Da ora in poi, signor Von Karma. Ora, signor Von Karma. Si tenga le sorprese per quando avrà visto la prova. Ma lui sa per certo che non dovrei avere alcuna prova, eh. Molto bene, signor Roy, ci mostri la prova. Ha qualche prova che il secondo colpo è legato all'incidente? Ovvio che sì, vecchio. Guarda. No, presentalo. Porcati questo! Guarda questa foto, maledetto vecchio! Questa è una foto della scena del delitto di 15 anni fa.
Posso vedere che la vittima lì sia Gregory Edgeworth. Questo prova che l'omicidio, che l'arma del delitto, ha sparato due volte al tempo dell'incidente vostro onore. E questa foto lo prova. No, potrebbe dire, sì, il colpo ha attraversato il suo corpo. E dove sono i schizzi di sangue allora? Sulla porta dell'ascensore. Questa foto lo prova. No. Quindi mi faccio capire, questa foto prova che la pistola ha sparato due volte, e dove? Mostra onore, per favore. Non può essere così idiota. Mostra la contraddizione nella foto. Eccola qui, vostro onore. Cristo e Dio! Dovrebbe essere ovvio, la contraddizione è qui. Oh, capisco, un buco dentro la porta. Un buco di proiettile. Vostro onore, Gregory Edgeworth è stato ucciso da un colpo della pistola. Tuttavia c'è anche un buco dentro la porta d'ascensore. E sappiamo che la pistola ha sparato due volte. Quindi qualcun altro oltre Edgeworth ha sparato quel secondo colpo. Mamma mia. E credo che sia stato Karma che ha aperto le porte dell'ascensore, è entrato, ha sparato a Gregory e ha lasciato di nuovo la pistola e se n'è andato. Yogi è sempre stato innocente durante tutto questo tempo. Per davvero. Signor Wright, dove sto andando a parare? Semplice, vostro onore. Al tempo dell'incidente due colpi sono stati sparati. Uno è entrato dentro il corpo di Gregory Edgeworth. Il secondo ha colpito la porta dell'ascensore. Si ricordi che l'accusato ha perso la coscienza dopo il primo colpo. In conclusione, dobbiamo essere obiettivi e confermare che il secondo colpo è stato sparato da qualcun altro. Sì, signor Wright. Ma chi avrebbe potuto fare? Chi potrebbe essere stato? L'assassino, ovviamente. Aviazione! Ma sapevo che sarei dovuto intervenire prima che le tue fantasie uscissero fuori controllo. Signor Wright, guardi ancora una volta al caso del DLC. Guardi attentamente. Provi al sommario della pagina. E il summary? La pagina 1? Cosa dice? Guarda cosa c'è scritto lì. Ah, cosa c'è scritto lì? Che c'è scritto? Neanche una prova è stata trovata sulla scena. Quindi? Che vuol dire? Che vuol dire? No, illuminami. La pistola avesse sparato veramente due volte. Allora l'altro colpo sarebbe stato trovato sulla scena. Certo, il nostro... Appunto, è finito fuori scena. C'è stato un terremoto, c'è un po' di difficoltà a trovare. C'è stato un po' di difficoltà a reperire, diciamo, una prova dopo che l'edificio è completamente crollato. No? No. Secondo colpo non è mai stato trovato. A meno che non si... È questo il secondo colpo? No, è preso dal cuore di Gregory Edgeworth. E questo? Non è possibile, perché questo anche è dal corpo della vittima di Hammond. What the fuck? Questo mi prende di sorpresa. Devo ammetterlo. Perché? Perché il secondo colpo non esiste. Che cazzo vai dicendo? Cos'è? Quel buco era... Quel buco nella porta è così. Arredamento post 2000. Spara. Perché c'è quel buco nella porta? Proiettile che Gregory Edgeworth che ha preso la vita di Gregory Edgeworth è stato sparato da suo stesso figlio. Questa è la verità di questa questione. La somma verità. E senza dubbio, qualsiasi altra cosa... Senza dubbio è stato qualcos'altro a fare il buco dentro la porta. Ma sei mongolo? Ma sei mongolo? Cos'è stato? Un pisello è stato? Cercava di trombare su... Cos'è stato? Sei deficiente? Qualcos'altro ha fatto il buco nella porta. Oltre l'ordinario stiamo andati molto tempo fa. Ma voglio dire, questo è... Poi dici a me che è una vivida fantasia. Ma tu allora che cosa c'hai? Mamma mia, J.K. Rowling sei. L'arma del delitto ho sparato due volte al tempo dell'incidente. Tuttavia, come Mr. Karma dice, il secondo colpo non è stato trovato. E questo è altamente improbabile. È altamente improbabile che la polizia semplicemente abbia tralasciato il secondo proiettile. Di che cazzo stai parlando? Hai mai cercato un proiettile che, non so, che spari a minchia e... Magari è esploso in mille pezzi, erano tutta ferraglia in giro, c'è stato un terremoto. E ti aspettavi di trovarlo. Scendeva il cupido e te lo dava in mano? E sei deficiente. Cosa?
Screditare la mia accusa, sei deficiente. Gna 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 gna. Ah, finalmente. Scusate. Elogio il giudice per la sua saggezza in questa materia. Non lecchinarlo, mamma mia, come sei sceso in basso? Da che eri tutto lì a dare ordine, adesso... Ah, bravo giudice, bravo, adesso gli lecchi il culo? Sacco di merda, sei proprio finito male.